essendo usciti due, cioè adesso esce l'album e prima l'EP in così breve tempo, diciamo, i momenti di, chiamiamola, senza fare questo, non ci sono quasi mai, però in realtà sono belli, cioè, sto bene. È stato difficile scrivere all'interno del programma per me, perché non mi sentivo quasi mai da solo. E io non riesco a scrivere se ci sono tanti rumori e tante cose. Magari mi vengono pensieri in mente e li metto giù, ma connettere quella connessione tra pianoforte e voce, fino a che non sono da solo, non riesco, perché mi sento con troppi occhi addosso, semplicemente. Quindi, però ci sono delle canzoni che ho iniziato ancora prima di entrare ad Amici. E che ho terminato durante questa estate, adesso settembre ora, ed è ciò che abbiamo dentro e non ho paura. Queste due canzoni le ho iniziate prima. E ciò che abbiamo dentro non c'era neanche il titolo prima, c'era soltanto un inizio. E non so perché quando ero col pianoforte mi è tornato questo inizio nella testa. Io me l'ero completamente dimenticato e non sono mai andato a cercarlo da nessuna parte. Mi è semplicemente venuto, quindi stavo facendo degli accordi simili a quelli di 2 anni prima. E poi mi è venuto naturale il continuarla e velocizzare sempre di più e fare questo build-up che sale sempre di più fino a che poi diventa quasi da stadio come canzone, come intenzione. E stessa cosa, non ho paura, me la ricordavo come appunto un non riuscire, cioè io ho paura di non riuscire ed è diventata un non aver paura di non riuscire, perché da queste lacrime potrebbe nascere un qualcosa, da questo dolore che senti può effettivamente portarti da qualche parte. La relazione con altri autori o con altre persone, anche semplicemente produttori nel mondo musicale, ti porta sempre a imparare cose nuove, non soltanto a livello di lessico, ma anche di approccio verso una canzone. E appunto gli autori, secondo me, sono molto importanti per un artista, per un cantautore, perché magari noi ci focalizziamo su un modo di dire una cosa in quel modo lì e che per magari la nostra testa, a me fino a un anno fa era così, non cambiavo mai idea. E per la mia testa è così la canzone, non può essere cambiata. Però magari ti viene quell'autore lì che ti dice, però prova a mettere questa parola dentro, cioè lasciala uguale, però metti questa parola e tu ascoltandola dici, effettivamente ti stravolge. Tutta la, cioè, è diventata un pugno nello stomaco e prima magari era un pugnettino, capito? Perché comunque vedere una canzone da molti punti di vista la rende diciamo più vicina alla perfezione del sentimento di quello che hai messo dentro tu all'inizio. Quindi gli autori sono quasi una parte molto fondamentale delle canzoni, secondo me, perché appunto anche il cantante, se li scrive, è un autore. Quindi semplicemente, anzi, è anche bello trovare quella connessione tra generi diversi e modi di dire diverso di una cosa con un altro autore, e lì si impara molto, perché impari anche modi diversi, quindi sì, è molto utile. Poi noi siamo, essendo umani singoli, non possiamo avere tanti pareri diversi, quindi sicuramente molto impari molto semplicemente. Sì, è più, non lo so, una cosa forse a me piace chiamarla un po' più umana, quindi faccio uscire quello che effettivamente sento di più e non quello che dovrei per forza. E quindi è semplicemente quello. Mano ferma mi sembrava più da far uscire così e lasciare l'album per un altro, quasi un altro capitolo, quasi un continuo e un ingrossamento, diciamo, qualcosa di che mano ferma è quasi un po' la radice e poi cresce l'albero che è tutto il disco. Anche se il tempo ovviamente è più lungo nella casetta, tutto quello che ho vissuto adesso è come se, per me è come se fossero passati almeno un anno e mezzo, perché ogni giorno mi sembra lunghissimo, faccio tantissime cose, ci sono tante persone, ci sono tante cose da imparare e
SIAE e cose. Io prima di entrare da amici non avevo mai fatto SIAE, non ho mai depositato nulla perché io scrivevo nella mia camera col pianoforte e basta. Cioè, non pensavo a adesso questo brano lo metto, non era mai nel. Quindi vedere tutte queste cose, io non sapevo neanche cosa fosse tra un po' SIAE. Quindi tutte queste cose mi sono catapultato a imparare tutte queste cose che. Niente, adesso sono ancora in fase di. Sto ancora imparando tutto questo. Sì, ma in realtà a me piace sempre lasciare libero arbitrio anche in qualsiasi cosa. Quindi a volte non mi piace del tutto spiegare le canzoni perché preferisco che ogni persona veda, diciamo, quello che vuole, quello che sente in quel momento e non focalizzarsi per forza sulla canzone. Però forse in una canzone che si chiama Linea della Vita, che è stata fatta con una collaborazione con Alessandro Lacava, quella canzone parla di quegli amori che nascono in un posto, tipo in questo caso un treno, e tu ti immagini questa vita, una vita assieme a questa persona, una casa assieme, tantissime cose. Solo che non siamo sulla stessa linea della vita, quindi tu ora scenderai e non ti vedrò più, non so neanche la tua voce o come ti chiami, però io mi sono immaginato tutto. E questa è una canzone che deve essere, secondo me, letta per quella che è. E basta.